La storia che vi raccontiamo è una storia di privazioni e di preghiere, di silenzi e di meditazione, di canti e di tante albe trascorse al freddo di quella che oggi viene considerata una delle poche grandi certose vive esistenti al mondo. Quando diciamo certose vive, intendiamo certose vissute da monaci che trascorrono dentro queste mura tutta la loro vita nel silenzio e nella preghiera. Qui, tra questi boschi ancora incontaminati e lontani dal resto del mondo, sul portone d'ingresso della grande certosa di Serra San Bruno, cuore più antico della Calabria, un cartello annuncia: qui l'ingresso alle donne rimane vietato per sempre. Questo è l'unico posto al mondo ammantato di misteri medievali dove le donne non hanno accesso, dove le donne da sempre sono considerate estranee a tutto ciò che ruota attorno alla certosa. Questa è la regola ferrea di ogni certosino e di ogni luogo di clausura come questo. E forse pensando anche a loro, alle tantissime donne che da tantissimi anni sognano di poter varcare questo muro di cinta, forse per questo i certosini hanno deciso di costruire in un'ala marginale del loro monastero un vero e proprio museo. Un museo che permetta a tutti, donne comprese, di potersi accostare meglio ai mille segreti di questo mondo del silenzio e della clausura. Ma forse anche per questo che dopo tanti anni di attesa Jacques Dupont, il padre priore della Certosa, accetta di parlare con noi e riapre i cancelli della grande Certosa alle nostre telecamere. Sarà proprio il museo della Certosa il filo conduttore di questa nostra lunga chiacchierata, perché il museo, dice, è il vero cordone ombelicale tra noi e il resto del mondo che vive fuori da qui. Abbiamo ideato questo museo per dare la possibilità alla gente di conoscerci un po' meglio. Si può leggere dei libri, ma sempre è meglio di poter vedere concretamente cos'è la nostra vita. E quindi cerchiamo di dare alla gente la possibilità di fare un'esperienza che è più o meno la nostra, un'esperienza di vita di preghiera, di vita monastica, in un ambiente che è la Certosa, perché il museo fa parte della Certosa. Questo è anche unico nel mondo. Stabat Mater Dolorosa, Ius Sacrum Lacrimosa, Dum Pandebat Filius. Il museo racconta nei dettagli la vita di questi uomini, scandisce i tempi delle loro giornate, fa vedere i particolari delle loro celle e dei luoghi cari ai certosini, dove la preghiera riempie i tanti vuoti di silenzio tra ognuno di loro e il resto del mondo esterno. Credo che questo museo ha fatto che da una parte i certosini si sentono più vicini alla gente. È vero che non ci incontriamo perché noi siamo in clausura, però sapendo che all'interno delle mura viene gente, giovani, ragazzi, per conoscerci, noi non possiamo essere indifferenti, al contrario. E per la gente è un modo appunto di conoscere una realtà che si ignora e forse si fa anche tante immagini sbagliate. Ho potuto effettivamente incontrare delle scuole e sono molto interessati di poter conoscere questa vita e anche, diciamo, capire perché un giovane oggi si ritira dal mondo per una vita di preghiera. La Certosa è bella quanto mai. All'interno della Certosa si respira un clima sereno. Padre Jacques Dupont è un uomo che ha girato il mondo,
che conosce uomini e cose, che parla tante lingue insieme, che ha studiato per tutta la vita i testi sacri, che ha della vita esterna una concezione del tutto speciale. È un uomo in cui alberga la speranza e l'amore per chi vive fuori da qui. È un intellettuale di straordinario livello e di un fascino che non è facile raccontare in televisione fino in fondo. E quando noi gli chiediamo cosa arriva della Calabria di queste ore che vive all'esterno da qui, all'interno della Certosa, lui risponde con grande severità. Le notizie arrivano forse non direttamente dalla televisione, perché non abbiamo la televisione, però le notizie arrivano della Calabria, del circondario. Noi siamo soprattutto attenti e direi anche sensibilizzati a tutto ciò che è sofferenza, disagi, problemi di l'esistenza concreta delle giovani che non trovano lavoro, gente che soffre per questo e quello. E posso dire che nella nostra preghiera personale e comunitaria portiamo questo nel cuore davanti al Signore. Non siamo direttamente protagonisti, neanche attori nella società, però credo che la preghiera ha un valore che permette anche di fare qualcosa per cambiare il mondo. Padre Jacques Dupont, posso chiederle cosa rappresenta la preghiera per il certosino che vive dentro la Certosa? Per noi, diciamo, il momento più forte e più intenso della giornata è quando siamo da soli davanti al Signore e che dal profondo del cuore scaturisce un grido, un appello o anche una lode per le cose belle. Cioè, effettivamente, portiamo sia il bello che il meno bello nella preghiera personale. È vero, nessuna donna mai, in nessun'altra parte del mondo, ha mai superato queste mura. Nessuna donna mai, ci dicono, persino a Grenoble, nella Grande Chartreuse di Grenoble, è mai entrata oltre queste mura. Ma non è così. Gli annali della Certosa calabrese testimoniano il contrario e raccontano che l'8 ottobre del 1981 una donna, per la prima volta in assoluto nella storia secolare del mondo della clausura, mise piede all'interno di un monastero. Guardate queste immagini. Quella donna era Ermanna Carcigreco. Allora questa donna era assessore regionale alla cultura. Vi ricordo, la Certosa stava cadendo a pezzi. Serviva a ristrutturarla, rimetterla in piedi, ma per dare via al processo di ristrutturazione del vecchio convento servivano tanti soldi e serviva il parere favorevole della regione. Ermanna Carcigreco venne fin quassù per vedere e per toccare con mano il tarlo che aveva minato la Certosa. Fu quella la prima e l'ultima volta in assoluto che una donna mise piede tra queste mura. Ripeto, 8 ottobre 1981, immagini storiche. Da allora la vita del monastero scorre lenta e monotona come sempre, con una novità. Ai vecchi certosini di allora si sono oggi sostituiti i nuovi. Non possiamo incontrare la gente alla nostra porta della Certosa, a causa della clausura, ma sappiamo che la gente vuole qualcosa da noi. Abbiamo pensato a questa comunicazione nel museo, in un ambiente che riproduce più o meno la nostra Certosa. Trasmettiamo non soltanto delle informazioni, ma un'esperienza che invita ciascuno a trovare nel silenzio la dimensione più profonda e più vera di se stesso. Padre Jacques Dupont ci porta attraverso i meandri di questo suo mondo. Ci fa vedere il grande tesoro della sua biblioteca e la biblioteca che ospitò tanti anni fa Papa Giovanni Paolo II, venuto fin qui proprio per un saluto speciale.
Padre Isaac ci fa capire che il mondo monastico oggi lo invidia proprio per questi tesori nascosti di questa biblioteca che lui oggi fa di tutto per difendere dall'incuria del tempo. Da qualunque parte lo si guardi, questo straordinario monaco di clausura sembra un uomo felice. Sembra strano per noi che veniamo dall'esterno, ma è così. E alla domanda, Padre Jacques, come fa ad essere così sereno? Lui ci risponde così. La vera pace si trova nel cuore. Noi forse siamo troppo dispersi a cercare cose superficiali o che soddisfano per un po', ma non nel profondo. E invece è importante poter rientrare in se stesso. Il valore dell'interiorità oggi è così importante per non diciamo disperdersi sull'esteriorità, sulla spettacolarità, sull'apparenza. No, ciò che è importante è ciò che abbiamo nel cuore profondo, dove c'è sofferenza, gioia, ma anche pace. Lasciamo la grande certosa che Papa Giovanni Paolo II tanto amava, che è già notte, con dentro il cuore la consapevolezza che il silenzio di queste montagne in effetti è vita ed in effetti è anche gioia, almeno per questi uomini, che a torto o a ragione, lo diranno forse gli altri domani, chissà quando, tutti noi oggi amiamo chiamare gli uomini del silenzio.